Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, le abbondantissime letture che abbiamo ascoltato in questa ricca liturgia della 24ª domenica del tempo ordinario ruotano tutte quante attorno al tema della misericordia che è affrontata sotto vari punti di vista. Nel Vangelo abbiamo ascoltato quel 15° capitolo di Luca, dove appunto sono contenute le tre parabole della Divina Misericordia che fanno comprendere questo mistero grande di Dio da tre punti di vista distinti e complementari. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato San Paolo come testimone della misericordia. Lui, che sappiamo tutti quanti essere stato prima della conversione un persecutore, un violento, uno che bestemmiava oggettivamente il nome di Cristo, si è poi pentito, e sappiamo tutti che è diventato l'apostolo delle genti, e poteva dire, forte della sua esperienza, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e il primo di essi sono io, quindi il testimone della misericordia. E poi nella prima lettura, che essendo questa la prima omelia approfondiremo un po' insieme, abbiamo ascoltato il celebre episodio del vitello d'oro, cioè un gravissimo peccato commesso da Israele per il quale Dio aveva deciso di divorarli. Lascia che la mia ira si accenda contro di loro, li divori, e Dio che desiste dal proposito di farlo per l'intercessione della preghiera di Mosè, in cui tanti padri della Chiesa hanno visto una prefigurazione della preghiera e dell'intercessione di Cristo crocifisso. Come Mosè ha interceduto per i peccati del suo popolo perché Dio non punisse il loro peccato ma usasse misericordia, così Gesù, nuovo e sommo sacerdote, dal manto della croce ha ottenuto misericordia per il mondo intero offrendo la sua preghiera e i suoi dolori perché noi colpevoli non dovessimo subire da parte della divina giustizia le conseguenze dei nostri peccati. Ora, questa lettura, la prima lettura, adesso ci fermiamo un po' su di lei, fa comprendere una cosa importantissima, che per apprezzare anche la misericordia è indispensabile prendere coscienza della gravità del peccato agli occhi di Dio, specialmente di certi peccati. L'episodio del vitello d'oro pone in risalto un peccato, vi assicuro che oggi non è molto percepito come tale, che è quello dell'idolatria. L'idolatria è il peccato proprio formalmente contrario a quale comandamento? Al primo: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei dinanzi a me. L'idolatra è colui che mette qualche cosa di altro da Dio al primo posto nella sua vita e gli rende il culto e l'onore totale, cioè quello che dovrebbe essere dovuto a Dio solo. Vi faccio adesso questa omelia sarà un po'. Ci sono, secondo voi, in giro oggi un po' di peccati di idolatria? Sì o no? Perché poi agli idoli, sapete, no? Adesso noi stiamo a messa. Sapete che cos'è la messa? Noi a messa offriamo al Padre, si chiama così tecnicamente, no? Il sacrificio eucaristico, cioè chi? Il corpo e il sangue di Gesù immolato per noi. Attenzione, prima di questo noi portiamo all'altare i nostri sacrifici. Cosa dico io nell'offertorio? Benedetto sei tu, Signore, dalla tua bontà. E poi cosa dico? Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Perché Gesù, attraverso le offerte del pane e del vino, prende tutta la nostra vita, tutte le cose belle e buone che facciamo per Lui e che gli offriamo, i frutti del nostro santo lavoro, li fa suoi, li trasforma nel suo corpo e nel suo sangue e li offre al Padre. Questo è rendere a Dio il culto che gli è dovuto. Capite? Perché la messa, tra le altre cose, tra tutte le altre cose, è anche il momento in cui si rende a Dio il culto perfetto, perché a Dio solo è dovuto tutto. Cioè il sacrificio, in senso stretto, è l'offerta a Dio di qualche cosa di prezioso. E da cosa è motivata? Dal fatto che a noi Dio ci ha dato tutto. La vita che tu hai, te l'ha data nostro Signore. Il cuore che in questo momento sta battendo, batte perché nostro Signore te lo fa battere. La salute che hai, se ancora ce l'hai perché te la custodisce Lui. Tutte le cose belle che ci ha avuto nella vita, ce l'hai perché te le ha date Lui. E quindi, per questo è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo e mettere Dio al primo posto. Ora,
nella vita di tanta gente, tanti nostri contemporanei, Dio viene al primo posto oppure no? Io conosco purtroppo tanta gente in cui non viene manco al secondo e al terzo, ma si trova spesso e volentieri tempo per tutto, tranne che per Dio. È una cosa da confessare questa, urca. Dovrebbe essere confessata come prima cosa, perché capite, i dieci comandamenti sono in ordine di importanza, quindi i peccati contro il primo comandamento sono i peccati più gravi di tutti. L'idolatria, qual è il più grande idolo di questo mondo? Ce la parlo tante volte anche il Santo Padre. Qual è? Sono i soldi. I soldi. Per i soldi si fa qualunque cosa, si fa qualunque sacrificio. Per i soldi si lavora pure la domenica, d'accordo? E anche tanto, e anche in maniera, come dire, quasi a volte inumana. Conoscete qualcuno che in base ai soldi fa qualunque cosa? Quante persone dicono, per farmi sta casa ho fatto tanti sacrifici, per carità, è una cosa buona, no? Ecco, per farti la casa hai fatto tanti sacrifici. E per Gesù, in tutta la vita tua, hai mai fatto qualche sacrificio? Sei capace magari a fargli il sacrificio di offrirgli 10 minuti al giorno, 10 minuti, su 24 ore, dice da nostro Signore, per dire almeno le preghiere del mattino e della sera, almeno quelle. Sei capace di dargli un'ora a settimana? Un'ora, perché guardate che quello che Dio ci chiede in senso stretto è poco, perché ti chiede un'ora a settimana vanno a messa, però ogni settimana ci stanno 24 ore per 7. Quante ore abbiamo ogni settimana? 7 per 4 fa 28 e porto 2, 7 per 1 fa 7 più 2 9, sono 98 ore, te ne chiede una, quant'è? L'1%, mamma mia, non trovi un'ora a settimana per questo Signore? Le preghiere della mattina e della sera, le cose che ci hanno insegnato al catechismo, quanto durano se uno le fa poco tutte? Quindi il credo, il Padre Nostro, l'Ave Maria, l'atto di fede, l'atto di speranza, vedete quanto durano? 5 minuti. Ecco, 5 minuti la mattina, 5 minuti la sera, sono 10 minuti, su 24 ore dobbiamo rifare un'altra volta le equivalenze. Cioè, è meno dell'1% anche qua della giornata. Voi conoscete tante persone, voi sì, voi siete bravi, insomma, venite a messa la domenica e sicuramente farete pure la preghiera della mattina e della sera, ma quanta gente vive senza neanche dare questo al nostro Signore, cioè trova tempo per tutto tranne che per Dio, cioè, e Dio è l'ultimo dei propri pensieri, non si pone neanche il pensiero se esiste, se non esiste, che vuole, che non vuole, eccetera eccetera. Questa è una cosa grave, una cosa talmente grave che il nostro Signore dice, guarda, Mosè era servo fedele, dice, guarda, facciamo una cosa, questi lasciamoli perdere, d'accordo? Invece con te facciamo una bella storia, io ti farò una bella discendenza e faremo un grande popolo di gente che mi è gradita. Molti di noi forse al posto di Mosè hanno detto, sì, vabbè, signore, lasciamo perdere, detto, questi, c'è niente da fare. E il nostro Signore, e Mosè dice, no, buono. Facciamogli un po' di misericordia, aspetta ancora un po', pazienta ancora un po', ecco, perché è vero che nella vita poi ci sono persone che prendono coscienza di tante cose piano piano, nel tempo, perché la seconda omelia che faremo domani, San Paolo dice nella seconda lettura, dice, mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza. Quello che ci salva a noi e anche a chi vive così lontano dal nostro Signore, come disse Gesù sulla croce, che non sanno quello che fanno, non si rendono conto, cioè, perché se uno si rendesse conto della gravità proprio pazzesca di questo tipo di peccati, morirebbe di dolore, prenderebbe una rivoltella e si sparerebbe. Ecco, questa ignoranza è un pochino anche ciò che ci salva, perché il nostro Signore ci guarda come dei figli scapestrati che non capiscono, che non si rendono conto di quanto si vanno a mettere in un mare di guai. E questo anche grazie alla preghiera di Mosè, che è figura di Gesù. Ma voi sapete che nella Chiesa, voi sapete che ogni giorno tutta la Chiesa prega per voi, e il parroco di ogni parrocchia, non soltanto della parrocchia di Santa Maria Assunta, ma di tutte le parrocchie del mondo, ogni giorno prega per voi. Lo sapete questo qui, no? Proprio a... Sappiate anche un'altra cosa, così non vi arrabbiate. La messa delle 10:30 della domenica io la devo applicare per voi. Lo sapevate questo qui?
quando vado fuori, che non sto qui, la domenica che celebro la messa, io dovunque mi trovo devo celebrare la messa per voi. Se non lo faccio, faccio peccato mortale, ok? Non posso fare la comunione il giorno dopo, è dovere grande. Perché? Perché per tutte quante, io sono parroco qui, quindi di questa porzione di chiesa, Dio mi ha dato la responsabilità e io devo fare per voi quello che Mosè fece per Israele e quello che Gesù fa per tutta la chiesa. Allora voi sapete che ogni giorno un prete deve dire quello che una volta si chiamava il breviario, lo sapete, no? La liturgia delle ore. Per chi fa quella preghiera e perché? Per il popolo che gli ha affidato. Se io non dico il breviario per voi senza un grave motivo, faccio peccato mortale. Se non dico il rosario, non faccio peccato mortale, perché il rosario è una cosa in più che faccio per me o per tante altre cose, ma quella cosa, essendo una preghiera volta a ottenere grazie e misericordia al popolo che Dio mi ha affidato in quanto suo rappresentante, suo ministro qui, la devo molto bene del peccato grave, capite? Quindi ringraziamo il Signore anche per questi doni, ve li dico perché vi rallegriate. Una messa a settimana è per voi, una parte della preghiera del parroco, di me o di chiunque c'è stato, di chiunque sarà ogni giorno, è per voi, proprio per questo motivo. Ecco, perché di tante persone, anche tra i nostri fratelli e sorelle, che magari vengono un po' lontano da tante cose, che hanno tanti idoli nel cuore, non sanno quello che fanno, possano ottenere, ecco, luce, clemenza, bontà e misericordia da parte dell'Altissimo, che è una cosa che passa come per tutti coloro che si avvicinano al Signore, anzitutto per la presa di coscienza di quanto male abbiamo fatto a stare lontano da Lui e a metterlo all'ultimo posto, e poi, questo lo vedremo nella terza omelia, quando parleremo delle parabole della misericordia, gettandosi umilmente ai piedi del Signore per chiedere perdono, e quando si fa questo il perdono è concesso ancora prima che noi glielo chiediamo, perché Dio è molto più desideroso di usarci grazia e misericordia di quanto noi li riceviamo. Bene, vediamo Maria Santissima, invocata anche come madre e regina di misericordia, ecco, che ci aiuti a comprendere questo grande dono dell'Altissimo e ci renda anche tutti quanti sensibili quando vediamo qualcuno che sta lontano dal Signore. Niente giudizi, ma molta preghiera. Quello non sa quello che fa, non sa quello che si perde e non sa quanto male si canta lontano dal Signore. Per cui sull'esempio della preghiera di Gesù, di Mosè e dei nostri parroci, preghiamo per lui, perché gli possa il Signore donare grazia e luce e il dono soprattutto della conversione e del ritorno a lui. Siano lodati Gesù e Maria.